ha fatto una buona prestazione, ha lottato, ha creato 3-4 situazioni per portare a casa la partita. Abbiamo rischiato solo una volta su un calcio piazzato il primo tempo sulla parata di Boris, abbiamo rischiato quasi niente creando i presupposti per andare in vantaggio, magari la partita cambia, però sono contento, come ero contento della prestazione col Cittadella, sono contento anche della prestazione di oggi. Siamo rammaricati perché guardando la classifica ancora non riusciamo a risalire, però ho l'impressione che un po' il vento sia cambiato. Invece non è cambiato purtroppo per Matteo Ardemagni, che si porta ancora questo fardello addosso probabilmente. No, ma finché si batte così, lavora per la squadra, è un trascinatore, incide i compagni, per me va sempre bene, poi i gol arriveranno perché Ardemagni l'ha sempre fatti. Ti sento un po' più sollevato oggi, meno in discussione? Ma io devo guardare il campo, se penso a quello che sta intorno perdo energie da dedicare ai miei ragazzi. Ripeto, oggi poteva andare meglio, potevamo vedere una classifica diversa, ma soprattutto per i ragazzi. Però un passettino in avanti l'abbiamo fatto. Un campo più davanti ha messo in difficoltà il Vicenza, quantomeno si è guadagnato tantissimi falli, e Gidai nel momento in cui la squadra poteva andare in affanno è riuscito ad interpretare bene quel ruolo lì davanti alla difesa. Sono contento che chi è entrato, per me è un segnale importante, perché chi entra fa bene è un segnale importante, sia Gidai, sia Crecco, sia Doncor, tranne qualche fallo ingenuo che ancora ci portiamo dietro, un po' di gioventù ce la portiamo dietro, però sono contento perché è lo spirito giusto, quando chi entra dà lo stesso apporto di chi è sceso in campo vuol dire c'è lo spirito giusto. Pareggio non contenta nessuno, mi pare. Sicuramente no, perché sicuramente meritavamo qualcosa in più. Mister, adesso la prova Vercelli per far valere qualcosa a questo punto. Ma dobbiamo andare alla ricerca di qualcosa che ci possa far scalare la classifica. Guardarla oggi ancora ci fa male. Lavoriamo per quello, i ragazzi li vedo, vogliono risalire la china, sono convinti che ci manca qualche punto per quello che hanno espresso, ma non basta. Dobbiamo fare qualcosa in più per risalire un pochettino la classifica. Se ogni tanto si accascia qualcuno a terra e ci vengono i brividi quando cade uno dei nostri, perché insomma la sfortuna sembra sempre accanirsi. No, fortunatamente Asma è rientrato in campo e ha fatto anche abbastanza bene, claudicante, con un male alla caviglia. Questo vuol dire che lo spirito è quello giusto, che i ragazzi ci tengono a rimanere in campo e a dare il loro contributo. Ad Avellino nei momenti di difficoltà ci si affida un pellegrinaggio, quello a Montevergine, mi perdonerà per il momento, magari a caldo non è il caso, ma no, è il caso questa settimana? L'ho già fatto prima dell'inizio del campionato, ma sicuramente lo rifarò. Ho notato un piccolo screzio a fine primo tempo tra Diallo e Verde, poi si sono abbracciati a fine partita e hanno abbracciato idealmente tutti i tifosi che meritavano anche di vedere questa prova leonina. Ci sta in questo momento dove la classifica non ti dà quello che meriti, momenti di tensione, ma anche dimostrazione che i ragazzi ci tengono, l'abbraccio è stata la cosa più bella. Niccolò Belloni, allora innanzitutto come stai? Forse un po' di fatiche, stai correndo davanti indietro sulla fascia destra? Sì, un po' di fatica magari, poi il cambiamento del campo, magari oggi era erba naturale, un po' più mollo, quindi un pochino più di fatica l'abbiamo fatta. Io sto bene, ho preso solo una botta e quando mi sono alzato il cambio era già previsto, non era proprio per il botto, era già prevista. E le tue prestazioni sempre oltre la sufficienza, eppure c'è qualcuno che ti vorrebbe vedere anche dall'altra parte del fronte d'attacco dell'Avellino per poterli mettere di prima quei cross dentro? No, beh, comunque a me piace tanto questo ruolo, anche se è la prima volta che lo faccio, però mi piace anche difendere. Poi magari giocando con squadre che giocano a tre c'è più spazio e io magari a destra mi trovo meglio, perché col destro magari non metterò cross proprio perfetti, però volendo posso rientrare e cercare il tiro. Senti, la sensazione a questo punto sta un po' stretta all'Avellino? Sì, è logico che il pareggio sta stretto a tutti, noi vogliamo vincere, però quando vai in campo eppure vedi che fai queste prestazioni con Cittadella, ma anche lo stesso Verona, che comunque abbiamo preso 3 gol, ma per colpa nostra, facciamo sempre gioco, arriviamo là davanti e ci manca sempre l'ultimo passaggio, che magari è colpa soprattutto di quelli dietro, non sempre colpa degli attaccanti, che a volte magari sono là da soli, dovremmo dargli più aiuto. Te che attraverso le prestazioni hai guadagnato la loro fiducia, qual è il messaggio ai tifosi? No, il messaggio ai tifosi è che comunque non posso dirgli niente, perché loro ci supportano veramente in una maniera incredibile, sia in casa e soprattutto anche fuori, che veramente vengono sempre in tanti anche in trasferte così lunghe.
Io gli voglio solo dire che non perdano la speranza, perché comunque noi siamo una squadra che dà il 100% in ogni partita e verranno sempre un bel gioco, e adesso arriveranno anche i risultati. Ci dispiace, non ce l'abbiamo fatta vincere, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano in corpo fino alla fine. È un peccato non aver vinto, però avevamo una squadra che è stata anche brava nel compattarsi, nel difendersi, e quindi non era facile, non è stato facile per noi, però quando si dà tutto, come ho detto prima ai vostri colleghi, non possiamo rimproverarci niente. Rimane il rammarico, perché tutti noi come voi volevamo vincere, e ci spiace per il nostro pubblico che non siamo riusciti a dargli questa gioia. Lei ha fatto delle situazioni, alcune diciamo forzate, ad esempio ha squalificato, altre per scelta. Sì. No, ma le altre avevo anticipato che dopo la terza partita in una settimana ci stava che qualcuno potesse entrare a partita in corso, così è stato, era nei miei pensieri, e quindi la partita era stata, come dire, come tattica di principio era questa. Però non è bastato, perché comunque anche se Di Piazza e Cernigoi si sono dati da fare, hanno fatto bene, non mi posso lamentare, però poi alla fine avevamo di fronte una squadra che voleva a tutti i costi fare risultato, e ci è riuscita. Mister, non si può dire che Vicenza abbia giocato male, però forse un po' di mordente in più. No, non sono d'accordo. Oggi il mordente l'abbiamo avuto tutti all'unisono, quindi lasciamo stare. Quando c'è da dire che non c'è il mordente lo si dice, altrimenti diventiamo, come dire, diventiamo non corretti con noi stessi. Oggi il mordente lo abbiamo avuto dal primo al 95esimo. Alcuni hanno finito con i crampi perché si sono spremuti, e quindi questo per me è sufficiente. È chiaro che volevamo la vittoria, però quando si dà tutto non abbiamo niente da rimproverarci. Ha provato a cambiare a un certo punto anche il mondo? Sì, a un certo punto siamo passati a 4-3-3, perché comunque in mezzo campo c'era Urso, che peraltro ha fatto una buona gara, però era reduce da un mese e mezzo circa che non giocava, quindi avevamo bisogno di un uomo in più in mezzo campo, e quindi abbiamo allargato un po' di più Galano e Vita, mettendo Siega a centrocampo per avere un po' più di equilibrio, perché continuava a fare stretching e avevano un po' di crampi. Poi c'era anche Zaccardo, però ci poteva stare, avevamo preparato la gara in tutte e due le maniere. Mister, l'aveva detto che sarebbe stata dura, però è un punto che non accontenta nessuno dei due. Ma guarda, il punto che non accontenti è sempre dopo, a priori. Adesso momentaneamente siamo mareggiati, però in Serie B muovere la classifica non è detto che sia sempre un passo indietro, perché comunque c'è molto equilibrio. Anche oggi ci sono stati dei risultati che magari uno non si immagina, quindi al di là che volevamo fare 3 punti, però è venuto questo punto, ce lo prendiamo. Ma quello che è di buono, che secondo me è da rimarcare, è stato che tutti fino all'unisono abbiamo cercato la vittoria fino alla fine con tutte le forze che avevamo. Questo è un dato di fatto. Ecco, lei ha voluto responsabilizzare anche altri giocatori e fare, diciamo, il turnover, come aveva annunciato, come le è sembrato? A me sono piaciuti, ho detto, sia Di Piazza che Cernigoi, che lo stesso Bianchi hanno fatto bene, e quindi sono contento. Per lo stesso Urso, che era un po' che non giocava, ha fatto bene, ha stretto i denti, alla fine era stanco, è normale, però sono contento di tutti. Mister, Avellino e Vicenza a lottare per la salvezza fino alla fine, questo sarà il nostro campionato? Ma io non so quello che sia il campionato dell'Avellino, il nostro è quello di un campionato che lottiamo per salvarci. Poi se viene qualcosa di meglio prima, meglio ancora, ma noi lo sappiamo qual è il nostro obiettivo. Sì, è difficile per me, perché sono arrivato di prima Lega di Slovenia, penso che sono migliorato tanto e mi serve un po' le partite così. Penso che oggi abbiamo fatto una partita, era difficile perché Avellino è una buona squadra e abbiamo dato tutto. 0-0, un punto, andiamo davanti sulla nuova partita.
Ci sembra che sia un punto che non accontenta nessuna delle due squadre. Sicuramente nessuno è contento con un punto, però abbiamo fatto una partita, era difficile perché contro Salernitana una partita bellissima, vinto 3-2, dopo una catastrofa contro Ascoli, era difficile a casa dopo 4 giorni giocare una partita così. Speriamo, nuova partita, 3 punti, andiamo davanti. Sì, però insomma queste due facce del Vicenza come le vedi? Come, scusa, non capisco. Due facce, questi due volti, cambiate pelle spesso? Sì, abbiamo cambiato anche la squadra perché terza partita in una settimana è difficile, devo cambiare qualcosa, abbiamo cambiato oggi, abbiamo fatto penso una buona partita, però uno punto non è... come posso dire, dai, uno punto, andiamo davanti, vediamo cosa succede. Difesa, come vi state registrando, sempre meglio mi pare? Migliorato, oggi primo tempo che ho giocato con Esposito e con Bianchi sul sinistro e destro Zacca, 0 gol abbiamo preso e andiamo davanti, vediamo cosa succede. Ardemagni vi ha fatto diventare matti dietro, tanti pericoli. Era difficile, ogni partita si trova un giocatore così, sono contento, dai, andiamo. Ma senz'altro speravamo tutti nei 3 punti, è stata una partita credo dove ci abbiamo messo l'impegno, poi sicuramente c'è molto da migliorare perché possiamo fare molto molto di più, però ho visto una squadra che ha lottato su tutti i palloni e ha cercato di portarla a termine nonostante alcune lacune che abbiamo avuto. La difesa che è tornata a non subire gol, anche se è cambiata anche questa partita. Sì, ma come dice il mister, tutti sono indispensabili, non ci sono titolari. L'importante è che uno, quando ha la possibilità di scendere in campo, dia il massimo per guadagnarsi un posto. Poi è normale che dove ci sono dei giocatori di qualità nel reparto ci siano... il mister li alterni per squalifico per altro, però quando abbiamo giocato ci siamo alternati e abbiamo fatto credo il nostro. E avete rischiato in alcune occasioni, specialmente su Ardemagni che era scatenato lì davanti? Sì, abbiamo rischiato nel primo tempo alcune occasioni, abbiamo sbagliato su questi lanci, però poi nel secondo tempo ci siamo messi a posto, abbiamo rischiato molto molto meno. E quel fatto di non trovare la via del gol in casa, non trovare la vittoria, vi sta penalizzando? No, è normale che quando non vinci mentalmente è un po' più dura, però credo che oggi abbiamo provato a vincere, abbiamo provato a portarla a casa, poi abbiamo pareggiato e siamo rammaricati. Ecco, per quanto ti riguarda la tua prestazione, come la giudichi? La mia prestazione, purtroppo non sono riuscito a dare continuità in questo periodo perché è un po' l'infortunio, un po' il discorso che a Latina ero ai margini, devo ancora entrare in condizione, però ce la sto mettendo tutta per mettermi al pari degli altri. E adesso però, la prossima partita, che cosa mi dici? No, la prossima partita è una partita dura come tutto in questo campionato. Noi dobbiamo solo lottare, metterci l'impegno e poi a fine anno tireremo le somme. Ardemagni ringraziati a fine del primo tempo. Con Ardemagni e con Mugula avete fatto a sportellate per più di 90 minuti. Sì, poi come ho detto prima, abbiamo sbagliato con Ardemagni sul rinvio lungo, abbiamo sbagliato, è stato bravo Bogdan a recuperare, però poi nel secondo tempo abbiamo messo a posto e non abbiamo corso grossi problemi. Avellino e Vicenza lotteranno per la salvezza? Ah, senz'altro, i nostri obiettivi sono quelli, purtroppo a noi manca la vittoria in casa, anche i tifosi si aspettavano qualcosina di più, però come ho detto prima ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti.